pensare tre persone che abbiamo il piacere di avere qua. I fotografi, due, Angelo Fiore e Alessio Santiago Policarpo, qui presente, Angelo Fiore è qui dietro di me, e la curatrice. Io di solito curo, faccio, allestisco, invento, porto a termine le mostre. Questa volta mi sono avvalsa di una brava curatrice che vorrei presentarvi, Virginia Fiore. Firmamento della comunicazione che vorrei che si presentasse da sola e che raccontasse come mai è nato questo progetto. Prego, Virginia. Buonasera, Vieni qua che sei di dietro alla colonna. Nessuno deve stare, non vorrei dare le spalle a qualcuno. Buonasera, io sono Virginia Fiore. Mi sono laureata in comunicazione e da diversi anni curo delle mostre, sia nell'aspetto appunto dell'allestimento, sia soprattutto nella parte grafica della comunicazione. Questa sera ci troviamo qui perché Giudice e Carlo mi hanno dato appunto l'opportunità di curare questa mostra, e che è nata da un'idea comune che è avvenuta a novembre durante un pranzo di Via Prisma. Abbiamo scelto il nome Antitesi proprio per sottolineare la diversità artistica dei due fotografi. Da una parte troviamo appunto Alessio Santiago Policarpo, che nelle sue rappresentazioni, come potrete vedere, raffigura corpi maschili, di cui appunto in particolare sottolinea l'aspetto scultoreo, perché lui è un sostenitore dell'arte classica, e soprattutto il concetto neoplatonico della contemplazione della bellezza che produce nell'uomo un'elevazione. Oltre a questo, nelle fotografie di Policarpo vedrete dei fiori per significare appunto la transitorietà della bellezza umana. Dall'altra parte invece troverete il fotografo Angelo Fiore con il suo progetto Ologramma, in cui l'individuo, soprattutto le donne, viste in rapporto con anima, corpo e natura. Quindi inizialmente l'opposizione tra corpo e natura, poi successivamente la relazione tra il corpo, ovvero che le persone, cioè la donna si riconosce nel suo simile. E infine il rapporto tra donna e natura, in cui la donna capisce di identificarsi nella natura e vede se stessa riflessa nella natura. E inoltre Angelo Fiore ha scelto di esporre in questa mostra un tributo a Egon Schiele, che era un allievo di Klimt, in cui studiandone i disegni è riuscito tramite un processo di solarizzazione, che spiegherà poi voi se siete interessati in che cosa esattamente consiste, di trasformare appunto i disegni di questo autore in fotografia. E se siete curiosi, i fotografi sono a vostra disposizione e godetevi la mostra. Grazie dell'attenzione. Un po' lei, un po' io, magari interrompendoci, ma lei sostanzialmente ha detto tutto. Voglio ancora enfatizzare la diversità dei due
due personaggi, che Angelo Fiore nasce nella grafica, fotografia e grafica, quindi questo suo passato ogni tanto riaffiora. Voi avete sentito questo connubio dell'ologramma, io direi che questi personaggi che sono inseriti nella natura, nelle prime tre immagini, voi vedete il riflesso, quindi la fotografia ingloba persona e riflesso dentro un ambiente naturalistico. Dovete sapere, ed è una cosa molto importante sapere, che non c'è post-produzione, quindi queste fotografie sono assolutamente autentiche, non c'è Photoshop, non c'è niente. Cosa c'è invece? C'è l'inquadratura molto interessante qui, ad esempio, che questa natura la porta su questa argilla che lei ha cosparso, questi corpi, e si riflette qui. Quindi qui abbiamo il personaggio nella natura e qui abbiamo la natura proiettata sul personaggio. Quindi sono approcci molto interessanti allo stesso argomento, mentre qua abbiamo la natura che fa da sfondo. Qui abbiamo una persona, in questo caso è una femmina, che è rivolta dentro se stessa. Quindi la natura svolge un ruolo marginale, ma poi lei, questa persona stessa, comincia ad accorgersi di quello che la circonda e allora lo scopre un po' per volta e alla fine si apre al cielo e all'ambiente che la circonda. Queste invece sono i suoi lavori iniziali. Qui manipolata la fotografia, perché qui il negativo sono autoritratti questi, mentre questi sono personaggi. È vero che questo non è un autoritratto? No, solo un negativo, è solo semplicemente un negativo. Questo che, allora, qui sono sovraesposti, quindi queste nascono poi nello sviluppo, queste immagini. E poi cosa fa lui? Poi fa questo, tutta la serie, perché ha attraversato tantissimi periodi. Non è la prima volta che lo ascoltiamo, l'abbiamo coinvolto anche nella Wunderkammer, perché lui ha recuperato una macchina fotografica dell'Ottocento di queste dimensioni, con i quali riesce a fare che cosa? Sono le immagini come si facevano nell'Ottocento. Sì, i daguerrotipi. E poi fa anche un'altra escursione, perché a lui piace scoprire. E lui è un professionista della fotografia, quindi a lui piace spaziare in ogni campo. Perché prendete ad esempio questi, che sembrano disegni, invece lui fa la parafrasi a De Gonchile e a quell'epoca di arte, come si dice, vedi, la secessione di Elisa, ecco. E allora qui usa invece la solarizzazione, che io devo capire che cosa significa. Per favore, spiegaci. Diciamo che il maestro della solarizzazione fu Meret, quello più famoso, degli anni 20, e non è altro che nella fase dello sviluppo della carta, in questo caso si dà della luce a questa carta e l'argento fa un'inversione, quindi gli alogenori d'argento si invertono e quello che è bianco diventa nero e viceversa, e quindi si crea, in pratica quelli erano dei negativi che nella solarizzazione sono diventati dei positivi, e quindi si scompone l'immagine fino a quando esce fuori un tratto come fosse un disegno,
ma è sempre esclusivamente un effetto chimico fotografico. Sì. Esce sempre fuori il grafico che è lui, eh? E poi adesso vorrei illustrare un po' più ampiamente l'altro fotografo, perché lui invece non nasce come professionista fotografo, lui la fotografia per lui è una passione ed esprime quindi emozione. Lui tecnicamente, siccome si è approcciato alla fotografia da qualche anno, forse non ha tutta quella preparazione che ha Angelo, ma questo non toglie niente, perché quando uno vuole esprimere qualcosa che ha dentro, non occorre avere solo la tecnica, basta tante volte avere cervello e cuore. E quindi, come vedete, questi tre nudi maschili che ricordano qualcuno sicuramente come ha fatto me, Mapplethorpe, perché Mapplethorpe aveva come soggetto il corpo maschile, non solo, ma neanche lui soltanto un corpo maschile, ma qui abbiamo voluto proprio creare il contrasto tra i due che c'è, e quindi abbiamo scelto i suoi nudi maschili. Ha portato questi tre, ne ha fatti tanti altri, io ne ho visti diversi, ma chiaramente lo spazio è quello che è, e quindi abbiamo dovuto accontentarci di quello che attualmente ha potuto mettere a nostra disposizione. Anche molto amore per i particolari, qui vedete questo torso maschile con un fiore sempre presente, dietro la porta invece avete proprio la descrizione fatta da lui, stesso, e qui invece la maschera, che è molto interessante, questa figura che è nascosta, e ha una ombra imponente che lo sovrasta, e quindi questo vuole nascondersi perché ci sono delle nostre sovrastrutture che negli anni abbiamo tutti, per un lutto, per dei pensieri, per anche una gioia, però sono sovrastrutture che si impongono su di noi, e in questo quadro io questa fotografia la analizzo così. Se sbaglio o se vuoi aggiungere qualcosa, ben volentieri ti sentiamo per un attimo magari. No, mi piace la tua lettura. Sei d'accordo? D'accordo. Va bene. Allora, adesso che abbiamo parlato, vi auguro buona visione. Guardate le fotografie che sono anche in vendita, abbiamo messo delle cartoline dove sono da una parte uno e dall'altra parte l'altro fotografo con il QR code dove si possono avere tutte le informazioni. Buona visione. E verso le... adesso siamo alle 6:30, verso le 7:15 andiamo su poi e avremo un rinfresco.